La domanda di oggi arriva dal Friuli. Silvia ci chiede: sento spesso parlare di MER, ma che cos'è esattamente e come si misura questo parametro? In estrema sintesi, il MER è un parametro che indica la qualità della modulazione di un segnale trasmesso digitalmente. Per capire meglio il suo significato, abbiamo bisogno di riprendere alcuni concetti base delle modulazioni digitali. Forse in questo contesto ti sarà capitato anche di sentir parlare di costellazione, oppure di diagramma di costellazione o cose di questo genere. Niente a che vedere con l'oroscopo, naturalmente, ma il diagramma di costellazione rappresenta la combinazione ammessa di ampiezza e fase della portante di un segnale che viene modulato digitalmente nel momento in cui il ricevitore deve prendere la decisione per capire che cosa gli è stato trasmesso. Ad ogni tipo di modulazione corrisponde a un determinato diagramma di costellazione. Questo che vediamo è un esempio della modulazione detta 16QRM. Ad ogni stella del diagramma corrisponde una combinazione di ampiezza e fase valida che la portante deve assumere per essere correttamente demodulata in ricezione. In un sistema di trasmissione digitale è un po' come il trasmettitore e il ricevitore giocassero a freccette. Per inviare un dato, il trasmettitore sceglie la stelletta bersaglio che corrisponde al dato da trasmettere e lancia la freccetta. In realtà sceglie di modulare la portante facendogli assumere ampiezza e fase che corrispondono a quella stella sul diagramma di costellazione. Ad esempio, immaginiamo di voler spedire la freccetta sulla seconda stella destra partendo dall'alto. Pronti? Centro, modulazione perfetta. Siamo stati bravi. Purtroppo, lungo il cammino la freccetta può deviare un pochino, perché non tutti sono dei lanciatori bravissimi, oppure perché c'è vento lungo il percorso. Allo stesso modo, anche i trasmettitori possono sbagliare. E inoltre, sul canale ci potrebbero essere delle interferenze, oppure il canale stesso non si comporta in modo ideale. Riproviamo. Non male, però non abbiamo preso esattamente il bersaglio, ci siamo andati vicino. La distanza dal bersaglio è quello che viene chiamato vettore errore. Il suo modulo, cioè la sua lunghezza in sostanza, è il parametro che si chiama EVL ed è quello che misurano veramente gli strumenti di misura, compresi quelli che misurano il MER, di cui vedremo tra poco. Uno strumento, quindi, quando riceve il segnale, valuta quanto distano i punti di atterraggio della freccetta dal punto di destinazione ideale. Ripetono la misura tante volte e ne fanno una media, che indica il vettore errore o EVM che trovi sui risultati di misura. E normalmente viene espresso in percentuale oppure in dB. Una percentuale di EVM più grande significa un errore più grande e quindi una qualità del segnale ricevuto peggiore. Come si passa al MER? Io lascio agli appassionati di matematica la dimostrazione, però in sostanza il MER è definito al rovescio rispetto all'EVM. È quasi il reciproco, diciamo così. E solitamente lo si trova espresso in dB positivi. Ciò significa che un MER più grande corrisponde a un errore più piccolo, ossia a una migliore qualità del segnale modulato digitalmente. Ad esempio, un MER di 40 dB corrisponde a fare quasi sempre centro nel nostro diagramma a costellazione. Mentre un MER di 20 dB significa spesso andare molto lontano dal bersaglio, cioè avere una fase, un'ampiezza che dista dai punti ideali. In sostanza, il MER ha un significato analogo a quello del rapporto segnale-rumore, con il quale siamo abituati a ragionare nel mondo delle modulazioni analogiche. Più il valore è alto, migliore la qualità del segnale ricevuto. Per approfondire l'argomento, io ti suggerisco di consultare il nostro sito, dove troverai spiegazioni un po' più rigorose di questo.